Nella lezione precedente abbiamo parlato dell'evoluzione della scienza delle organizzazioni dividendo quest'ultima in due macro periodi. Periodo della gestione scientifica dal 1900 al 1960, supportata dal pensiero di Taylor, e il periodo delle relazioni umane dal 1930 al 1970 con gli studi di Mayo. In questa video lezione mettiamo a confronto questi due approcci con uno schema che spero possa aiutarvi a chiarire meglio i due punti di vista contrapposti, che però, se ci pensate bene, hanno un punto in comune fondamentale: l'obiettivo. Infatti l'obiettivo di entrambi gli approcci è produzione massima al minimo costo. Su questo i due approcci sono concordi, ma cambia la visione di come può essere raggiunto questo obiettivo. Iniziamo con il diverso punto di vista sul lavoratore. L'approccio dello scientific management è di tipo meccanicistico, perché il lavoratore è considerato una macchina che produce, niente di più. L'approccio delle relazioni umane è invece di tipo relazionale, perché tiene in considerazione la natura sociale e gregaria dell'essere umano e si rende conto che la relazione è un elemento chiave per la produttività. Quindi, per selezionare un buon lavoratore, questi due approcci utilizzeranno due criteri diversi di selezione: buone braccia e prestazione fisica da un lato e buone capacità relazionali e alta motivazione dall'altro. Anche la formazione del personale sarà diversa. Da un lato la formazione sarà incentrata su insegnare una mansione in modo tale che il lavoratore la svolga bene e nel minor tempo possibile. Dall'altro lato la formazione ha più ampio spettro e include, oltre agli aspetti tecnici del mestiere, anche uno sviluppo delle abilità relazionali dell'individuo all'interno dell'azienda. Inoltre, nei due approcci avremo due stili di leadership chiaramente molto diversi. Da un lato avremo un management autoritario che tende al controllo e all'utilizzo di metodi coercitivi e punitivi, mentre dall'altro avremo uno stile più democratico, basato sulla relazione, sull'ascolto e sul sostegno interpersonale. Questo per quanto riguarda lo stile di leadership, ossia, detta in modo molto semplice, la relazione che il capo ha con i suoi dipendenti, con i suoi collaboratori. Ma anche la relazione tra colleghi cambia considerevolmente nei due approcci. Provate a pensarci. Uno stile di leadership coercitivo e autoritario tende per sua natura a creare tensioni nel gruppo di colleghi, a mettere talvolta in competizione un collega contro l'altro, della serie chi produce di meno viene licenziato e quindi io sono in competizione con te. Al contrario, nell'altro approccio le relazioni sono meno competitive, i colleghi hanno più piacere ad aggregarsi insieme per creare una squadra di lavoro. In questo caso quindi non c'è più l'ottica pesce grande mangia pesce piccolo, oddio mi devo guardare le spalle. Passiamo ora alla valutazione della produttività del singolo lavoratore da parte del management. Da un lato abbiamo un management che bada puramente all'operatività, al rendimento, alla quantità realizzata. Se vi ricordate, Taylor cronometrava quanto ci metteva un operaio a produrre ciò che stava producendo. Al contrario, nell'approccio delle relazioni umane, il management valuta il proprio lavoratore non solo dal punto di vista quantitativo, quindi l'operatività e la quantità, ma anche dal punto di vista qualitativo, valutando il suo atteggiamento, come si è integrato nel gruppo, come supporta i suoi colleghi e via dicendo. Questi aspetti qualitativi non sono misurabili, come può essere per esempio quante sede sei riuscito ad assemblare in un'ora, ma sono in sé appunto qualitativi perché legati alle relazioni umane. Chi lavora in azienda sa che oggi generalmente si viene valutati sulla base di questi due parametri: un parametro misurabile e oggettivabile, come per un venditore quanto ha fatturato, quanti contratti ha fatto, e un parametro relazionale non oggettivabile, come l'atteggiamento, la relazione che instaura con il responsabile e con i colleghi. Sempre in quest'ottica, l'incentivo dato al lavoratore è diverso nei due approcci. Se da un lato l'incentivo è puramente economico, dall'altro lato, oltre all'aspetto economico, troviamo un aspetto legato all'autorealizzazione e al riconoscimento personale all'interno del contesto lavorativo.